Ciao, sono Mev e benvenuti in un nuovo video. Come sempre vi chiedo in anticipo di lasciare un bel pollicino in alto per continuare a supportare il canale. Se volete potete anche seguirmi sul mio profilo Instagram. E cosa importantissima, se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi cliccando sulla campanellina per attivare le notifiche. Questo video è il primo di una serie, spero più lunga possibile, in cui cercherò di farvi, aprire gli occhi per quel che riguarda l'attrezzatura per registrare contenuti da poter caricare su YouTube. Partiamo dal presupposto che io non sono né un fotografo, né un videomaker professionista, né un guru della fotografia, e diciamo che mi sono basato più che altro su quello che io vedo e sui soldi che purtroppo ho speso in questi anni per migliorare la mia attrezzatura video. Questo video è incentrato soprattutto sull'attrezzatura che utilizzeremo per creare video per YouTube. Quindi partendo da questo presupposto vi posso dire che se vogliamo iniziare a creare video per YouTube e creare contenuti da poter caricare sulla piattaforma, possiamo iniziare tranquillamente. Ragazzi, non serve spendere migliaia di euro per delle fotocamere che poi alla fine non sappiamo neanche come gestirle, ma possiamo tranquillamente utilizzare questo, lo smartphone. Possiamo utilizzare questo per iniziare a registrare. Uno smartphone che ci permetta di creare dei video per poi poterli andare a editare magari in un secondo momento, oppure se ci piacciono già così possiamo anche prendere il video che abbiamo appena registrato e caricarlo sulla piattaforma YouTube. Adesso vi voglio far vedere la differenza che c'è tra la fotocamera che sto utilizzando per registrare i video e lo smartphone. Naturalmente lo sapete anche voi che se registriamo dei video con lo smartphone dobbiamo essere in un ambiente un po' più luminoso, perché appunto le fotocamere dello smartphone soffrono un pelino nella registrazione in ambienti un po' bui, quindi dobbiamo avere un ambiente un po' più luminoso. Però diciamo che io, vedendo a schermo tutte e due, anche lo smartphone si comporta molto bene e quindi possiamo tranquillamente utilizzarlo. Adesso stoppo un attimo il video, ok, se no mi va in cancrena anche il braccio, e quindi possiamo utilizzarlo tranquillamente per registrare i nostri video da poter pubblicare su YouTube. Uno smartphone di ultima generazione registra ad altissima qualità e ci offre la possibilità di avere la massima resa con la minima spesa, perché comunque lo smartphone ce l'abbiamo sempre in tasca. Poi se abbiamo due soldini da spendere, abbiamo un budget che ci permette di acquistare una fotocamera un po' più professionale, possiamo comprare tranquillamente una compatta tipo la Canon G7X Mark II, quella che avevo prima di questa reflex. La Canon G7X Mark II è una fotocamera che è stata definita la miglior vlog camera del 2016, mi sembra, 2017, adesso non mi ricordo bene l'anno di uscita, e registrava dei filmati veramente ottimi. L'unica cosa in cui peccava un pelino era l'audio, la registrazione audio, ma di questo magari ne parliamo nel prossimo video, dove ci occuperemo un po' più del comparto audio. Poi se vogliamo buttarci su casa Sony, possiamo trovare la vlog camera di casa Sony, antagonista della Canon G7X Mark II, che è la Sony RX100 Mark IV. La differenza di prezzo non è elevatissima, ma secondo me la Sony RX Mark IV, al contrario della Canon G7X Mark II, aveva un comparto audio leggermente curato meglio, quindi la registrazione audio avveniva in maniera un po' più di alta qualità che sulla Canon. Poi se vediamo che la cosa ci appassiona sempre di più, che non riusciamo a smettere di creare contenuti da pubblicare su YouTube, che i nostri video li guardano volentieri e anche se non li guardano, ma ci divertiamo noi e abbiamo due soldini da spendere, possiamo buttarci su una reflex. Una reflex come quella che sto utilizzando io, che è una Canon EOS 200D. Questa reflex non è un top di gamma di casa Canon, ma è una entry level di casa Canon, che però registra filmati a 1080p a 60fps. Direi che il filmato, se viene fuori come lo sto vedendo dallo schermino, viene fuori un gran bel filmato. Ha la possibilità dello schermo orientabile come la Canon G7X Mark II e la Sony RX100 Mark IV, e quindi ci dà la possibilità di poterci vedere mentre registriamo. Io all'inizio utilizzavo una compattina della Samsung che purtroppo registrava solo a 720p, quindi in HD, neanche in Full HD, e il vincolo di dover andare a vedere sempre dietro alla fotocamera se stavo inquadrando bene la scena e tutto
è alto, mentre con queste fotocamere nuove che hanno la possibilità di ribaltare lo schermo, diciamo che abbiamo sempre la situazione sotto controllo. Bene, una piccola infarinata ve l'ho data per quanto riguarda l'attrezzatura video che ci servirà per creare i nostri contenuti da poter pubblicare su YouTube. Se avete qualche domanda, naturalmente non esitate a scrivermela qui sotto nei commenti. Qui sotto in descrizione trovate il link di tutte le fotocamere che ho elencato in questo piccolo video per quanto riguarda l'attrezzatura che ci può servire per registrare appunto i nostri contenuti da poter pubblicare su YouTube. Non trovate naturalmente la fotocamera compatta Samsung che avevo agli inizi, agli albori di questo canale, perché appunto è uscita dalla produzione, credo che non esista più sul mercato, ma trovate naturalmente la Canon G7X Mark II, la Sony RX100 Mark IV, poi magari vi metto anche la Mark V se avete due soldini in più da spendere, la Canon EOS 200D. Noi ci vediamo al prossimo video dove parleremo del comparto audio, un comparto che è veramente sottovalutato per chi registra i video per YouTube. Quindi se vi è piaciuto il video mettete un bel pollicione in alto per continuare a supportare il canale, se volete potete seguirmi anche sul mio profilo Instagram e, cosa importantissima, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina per attivare le notifiche. Noi ci vediamo al prossimo video, un saluto dal Metz, ciao!